Sì, bene, grazie Presidente. Allora, beh, che dire, questa amministrazione è quella che ha più di tutto lavorato per mettere in sesto, ATAC. Visto che siamo in fine consiliatura, forse ricordare due numeri non fa male. Diciamo, apriamo i finestrini, è sera. Microfono Paolo. Sì, scusate. Sì, stavo dicendo, ricordare due numeri non fa male. ATAC, noi l'abbiamo trovata con 1 miliardo e 300 milioni di debiti, una società con 11.700 dipendenti. Per fortuna questa amministrazione, con grande coraggio, è il caso di dirlo, con grande coraggio, ha intrapreso la strada del portare i libri in tribunale, perché era l'unica cosa che si potesse fare, e abbiamo fatto un piano di rilancio che è stato votato favorevolmente dai creditori. Fino a praticamente gennaio 2017, se volevamo comprare una vita in più in ATAC, dovevamo andare da un giudice e chiedergli il permesso. Scusate, sento delle voci di sottofondo e non riesco a parlare. Presidente, Ecco, prego, consigliere Di Vanno. sì, grazie. Dunque, poi è arrivato il voto favorevole dei creditori al piano di rilancio che questa amministrazione ha fatto, per cui abbiamo iniziato ad attuarlo ed ora, alla fine del 2021, pensate, partendo semplicemente da febbraio 2019, alla fine del 2021 avremo 900 autobus nuovi. Questa amministrazione, noi abbiamo iniziato ad assumere le persone e abbiamo assunto 600 persone. Ora c'è stato un problema con il Dipartimento Risorse Economiche relativamente alla stabilizzazione di questi autisti, che questa amministrazione voleva e con determinazione ha voluto che questi lavoratori fossero stabilizzati. Ora è stata un po' articolata la soluzione relativamente alla stabilizzazione di questi lavoratori. È arrivata oggi finalmente, dopo tantissime richieste, e ovviamente anche da parte della maggioranza, ma anche da parte di tante forze politiche e sindacali. Si era trovata una soluzione intermedia a cui alcuni sindacati responsabili hanno dato il loro assenso per trovare una soluzione ponte, altri invece forse hanno pensato qualcuno, perché qualcuno lo è, sta in campagna elettorale, allora, e hanno pensato di fare altro. Però questa amministrazione ha lavorato fino alla fine per la soluzione di questo tema, e noi vogliamo la stabilizzazione di questi lavoratori, perché se ATAC è stata risanata grazie a questa amministrazione. Per cui, per carità, ci sta che le forze politiche giustamente facciano pressione per cercare di andare in una certa direzione, ma era la stessa identica direzione che voleva la maggioranza. Allora, detto francamente, se ancora non fosse stato risolto, non avremmo avuto nessun tipo di problema a dover votare favorevolmente a questa mozione. Ma visto che sicuramente magari all'ultimo momento, perché il tema era molto complesso con la ragioneria e non per la volontà di mobilità, ma è stato risolto, a questo punto la maggioranza si astiene. Grazie.